Sono molto contento, molto felice di poter tornare online con le pagelle. Ne abbiamo già fatte in realtà, quelle di Juve Como, ma ero in una stanza d'hotel di Torino e io volevo presentarvi la nuova grafica delle pagelle. Non sono un grandissimo grafico, però spero di aver creato qualcosa di ugualmente digeribile per la vostra vista. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché questo è il primo vero episodio delle pagelle come piace farle a me e come al solito gli abbonati le vedono di notte. Per tutti gli altri invece ci sono le 7 di mattina. E quindi buongiorno, buon martedì e ora vedremo che cosa ci riserverà il mercato, perché oggi sembra essere una giornata molto calda sul fronte Commaners. Ne parleremo sicuramente, ma prima c'è Hellas Verona Juventus 0-3 da commentare tutti insieme con le pagelle dei singoli. Se non l'avete ancora visto, ovviamente c'è anche il post partita, è online, ma l'avrete visto sicuramente perché è andato molto bene. Grazie mille come al solito. Thiago Motta, voto 7,5, perché sta continuando a fare delle scelte, le sue scelte stanno continuando a pagare. Lasciare fuori per due partite consecutive Douglas Luiz e Danilo significa comunque avere le idee chiare e alla fine queste scelte hanno pagato, perché Bangula e Savona, che sono un po' i giocatori che hanno preso il posto di questi due brasiliani con un palmarès, o comunque sono famosi, sono dei giocatori nel pieno della loro carriera. Danilo anche qualcosa di più, sono comunque dei giocatori decisivi, stanno in panchina, giocano con gli altri. Questi ragazzi fa la differenza. E poi la Juventus è trasformata. Si vede che ha fatto un grandissimo lavoro sulle menti di questi calciatori. Ma soprattutto dal punto di vista dell'impianto tattico, perché la Juventus oggi funziona, diverte, vince e convince. Il punto è sempre quello. Vedremo quanto ancora questa cosa riuscirà ad andare avanti, però Thiago Motta è riuscito a dimostrarti che anche con una rosa corta, anche con il mercato ancora aperto, anche con la squadra che è un cantiere, lui il suo lo sa fare. Quindi non oso immaginare quando la squadra in teoria sarà bene o male tutta completata. Dai che manca poco, bravo mister, voto 7,5. Di Gregorio senza voto. Ha fatto una parata su un scivolone di Rui, perché se no nemmeno quella. Veramente non è mai stato chiamato in causa, mai, letteralmente. Savona voto 8. Così come Bangula l'altra volta voglio premiare. Quando questi ragazzi entrano e diventano titolari per la Juventus per la prima volta e poi fanno gol all'esordio, io non posso fare altro che dare 8. A maggior ragione se uno di mestiere dovrebbe fare il difensore, ma spinge come un treno, anzi, come un trenino svizzero. Perché Savona mi ha ricordato tantissimo Lichtsteiner e il suo gol mi ha emozionato. Mi ha emozionato perché è un ragazzo cresciuto a pane e calcio. È un ragazzo che non vedeva l'ora probabilmente di vivere una nottata del genere, di quelle che sognava da bambino. E ce l'ha fatta. Esordio con la Juventus dal primo minuto e gol. In realtà doppietta. Un gol annullato per un fuorigioco netto, assolutamente, ma significa anche che il ragazzo ha spinta, vuole spingere. Non è un difensore banale, anzi, è un terzino moderno e quindi è roba prelibata da tenersi stretti, ma la Juventus l'ha già fatto con rinnovo di contratto e Savona è un giocatore della prima squadra. Bravo Nicolò. Gatti, il capitano, voto 6,5 perché ha lottato molto bene, anzi mi sta piacendo questa nuova versione di Gatti anche nei confronti di questi ragazzi più giovani quando sembra volere dare dei consigli, quindi tutto riguadagnato, ma alla fine quando ti becchi la fascia di capitano della Juventus perché l'allenatore sceglie proprio te, significa che qualcosa in più lo stai dando e quindi sono veramente curioso di vedere questa evoluzione di Federico Gatti, inaspettata, perché per me è totalmente inaspettata da capitano della Juve. Però squadra che vince non si cambia, fascia che vince non si cambia. Bravo Fede. Bremer, voto 7. Per me è una partita meravigliosa di Bremer, meravigliosa. Il migliore dei due difensori centrali, perché poi ovviamente dobbiamo parlare di Savona che abbiamo già visto ha un voto alto perché ha fatto gol e quindi è stato decisivo ai fini del risultato, ma così come è stato Bremer. Bremer ha fatto due o tre chiusure di altissimo livello, ma anche di quelle proprio da immolarsi. Mi sta piacendo un sacco ed è incredibile vedere che l'unico brasiliano dei tre che hanno giocato la Coppa America, ovviamente, a essere rientrato comunque dopo insieme agli altri, però è l'unico che sta giocando. Gli altri due sono un po' più indietro di condizioni fisiche, di condizione mentale, che cos'è? Perché Bremer è più avanti degli altri? Ha lavorato di più? Non lo so, ma Bremer sta giocando molto bene in una retroguardia 4, non era scontato, così come non era scontato vederlo sul fronte mancino. E Bremer sta giocando davvero ad alti livelli. Cabal, voto 6,5, Lex.
è un giocatore che io ancora fatico a decifrare, perché fisicamente mi sembra molto forte, mi sembra che abbia veramente tanto talento, mi sembra uno di quelli che ha anche molta fiducia nelle proprie potenzialità. Poi c'ha quei 2-3 minuti a partita in cui probabilmente gli si chiude la vena e con i piedi mi fa dire aspetta, ragiono un po' di più, però si vede che è un bel giocatore. Mi sembra veramente un giocatore, un acquisto azzeccato lì sulla fascia mancina, dove veramente da troppo tempo non dovevamo fare un investimento. Non l'abbiamo pagato tanto, queste prime due apparizioni ti fanno dire ok, è un bel giocatore, rimane quel ma quel ma può venire via in un qualsiasi momento perché è ancora molto giovane, con margine di miglioramento, e se seguirà e ascolterà Thiago Motta sicuramente diventerà un giocatore ancora più completo al termine già di questa stagione. Bravo Cavallo. Punto 7, Locatelli, perché intanto è il primo giocatore che suona la carica con una conclusione da lontano, una conclusione a giro che impegna Montipò. Però io voglio portarvi a questo ragionamento. La Juventus ha giocato due partite e tutte e due le volte che è andata in vantaggio lo ha fatto grazie a un break di Locatelli. L'altra volta, mentre il giocatore del Como sbagliava il passaggio dopo che lo stesso Locatelli l'aveva sbagliato in verticale per Vlahovic, questa volta invece andare ad attaccare su una rimessa laterale del Verona. Tutte e due le volte Locatelli ha corso in avanti e tutte e due le volte è andato a concludere l'azione, perché sul gol di Bangula Locatelli fa la punta. Se andate a rivedervi il replay, Locatelli è il giocatore più avanzato quando la palla entra in rete. E anche in questa occasione, se vedete, nonostante il gol di Vlahovic, c'è Locatelli che si butta dentro. Noi l'abbiamo sempre visto da quando è arrivato alla Juventus correre all'indietro, a fare il difensore aggiunto, cosa che ha fatto anche questa sera nel secondo tempo, perché si abbassava sulla linea dei difensori, andava a fare praticamente il braccetto di sinistra in alcuni momenti, quando c'era necessità di far circolare più il pallone. Ma Locatelli è un giocatore che quando corre in avanti fa la differenza. Io vi ho sempre detto che in questi anni ha fatto il mediano puro, mediano difensivo, e per quelle che erano le richieste, e cioè essere semplicemente un difensore aggiunto, ha fatto il suo, ma che per caratteristiche non era quello e non poteva essere sufficiente per essere un giocatore della Juventus impattante, importante, a maggior ragione per quello che era stato pagato. Questa è la stagione del riscatto per Locatelli, a maggior ragione adesso che c'è Thuram infortunato, e quindi serve per forza di cose uno come lui in quella porzione di campo. E per me queste due partite Locatelli le ha fatte bene, e si merita il voto 7, e non è un caso che tutte e due le volte la Juventus la sblocca con una palla recuperata proprio da Locatelli, che poi la gioca in avanti o in verticale. Molto bene, bella notizia per lui, bella notizia per noi. Voto 6 mezzo a Fagioli, l'ha giocata tutta, parte titolare per la prima volta in stagione, fa una partita ordinata, precisa, direi con poche sbavature, una partita alla Fagioli, può crescere, perché può diventare ancora più incisivo e decisivo negli ultimi metri, però credo che sia stata una partita di palleggio assoluto come quella che ha voluto giocare la Juventus Thiago Motta e come è riuscita a giocare la Juventus Thiago Motta. E questo passa anche ovviamente dalla qualità e dall'ingegno di Nicolò Fagioli. Cambiaso, voto 6,5, giocatore intelligentissimo, non ci stancheremo mai di dirlo. Giocatore che entra dentro il campo, dà la possibilità a Savona di occupare tutta la corsia e quindi prendersi anche quel rischio di buttarsi dentro, come ha fatto in occasione del gol, come aveva già fatto in precedenza. Tra l'altro Savona, quando fa gol, è proprio lui che inizia l'azione, è lui che recupera palle da una gran palla in verticale sul trequartista, trequartista che ha fatto anche spesso e volentieri Cambiaso. Andava quasi a formare insieme a Locatelli e Fagioli un centrocampo a tre, con Savona che si allargava, ogni tanto sembrava di giocare con un 3-5-2 con Bangula e Savona esterni e con Yıldız e Vlahović davanti. Poi ogni tanto Yıldız e Bangula andavano a scambiare la posizione, Yıldız partiva largo e Bangula stava un po' più centrale. Però nel primo tempo mi è sembrato che questa fosse la necessità, la volontà, la preparazione della partita da parte di Thiago Motta. Cambiaso è e sarà sempre un giocatore chiave all'interno di queste rotazioni, perché può giocare dentro e fuori dal campo. Giocatore veramente importantissimo per la Juventus. Bangula, 7,5. Perché quando hai un impatto così positivo, non con la Serie A ma con la Juventus, non puoi fare altro che esaltare questo giocatore, che sicuramente non ricoprirà il ruolo di giocatore copertina in stagione, o almeno sulla carta, maggior ragione ora che la Juventus sta cercando tanti esterni sul mercato, che ha acquistato Nico, che ha acquistato con Seisao, si sta parlando anche di Sancho. Però Bangula, che segna il primo gol ufficiale della Juventus di Thiago Motta,
che serve un assist contro il Como, che serve un assist contro l'Hellas, che si procura un rigore contro l'Hellas. Significa che 6 gol della Juventus hanno 4 volte lo zambino di Mangula. Dentro la partita è utile, perché anche la fase di non possesso la fa egregiamente. Quindi io voglio semplicemente dire bravo a questo ragazzo che è entrato in punta di piedi, si è fatto la preparazione con la Juventus, si è messo in mostra, Thiago Motta gli ha dato fiducia e lui la sta ripagando alla grandissima. Voto 7,5. Ildiz, voto 7, perché quelle volte in cui si è acceso Ildiz abbiamo visto un giocatore superiore, un giocatore che difficilmente riescono ad arginare, almeno queste squadre di livello medio-basso in Serie A come Como ed Hellas, perché quando Ildiz parte, palla al piede, sembra veramente un'ira di Dio, un giocatore impossibile da fermare. L'assist del gol dell'1-0 è tutto suo, un assist veramente da numero 10, assist da 10 per il numero 9, che prende 7,5 in pagella, perché va bene il rigore, d'accordo, però anche tutto il lavoro che ha fatto per la squadra non è la tipologia di lavoro che preferisce Vlahovic. Però poi quando riesce a convertirlo in quelle palle lì che lui va ad attaccare, Vlahovic fa un gran gol. La Juve in generale fa un gran gol, perché il recupero di Locatelli è ottimo, l'assist di Ildiz è ottimo, la gol di Vlahovic, stop col piede debole che si allunga anche un pochettino il pallone, poi è chirurgico con il mancino in mezzo a tre uomini davanti al portiere, è quello un gol da centravanti. Poi ripeto, rigore che stava diventando un po' un tema perché ne aveva sbagliati anche in pre-season, eccetera, eccetera, l'ha segnato. Dopo il gol annullato alla prima, con doppio palo, oggi finalmente Dusan Vlahovic riesce a sbloccarsi, a diventare il capocannoniere della Juventus, e io sono convinto che Vlahovic in questa stagione si toglierà tantissime soddisfazioni e ci toglierà tantissime soddisfazioni. Aveva bisogno di sbloccarsi, l'ha fatto con due gol, mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere Vlahovic con la tripletta, perché la tripletta sarebbe stato veramente il modo migliore per ripartire, ma se la Juventus vince a Verona, un campo ostico difficile, tanto passa anche da Dusan Vlahovic, che è stato bravo, se non bravissimo, a mettere il sigillo dell'1-0 e poi mettere la parola fine alla partita. Douglas Luiz, 6,5, perché comunque lui quando entra ha quella gestione del pallone che a me fa impazzire. Sono stati due o tre momenti in cui mi è sembrato, cioè, di sentire nell'orecchio la sigla di Yoga Bonito. Io mi ricordo quei video che giravano sui cellulari, sui Nokia, cos'era, 6600, che ci mandavamo col Bluetooth gli infrarossi, e c'era Ronaldinho che faceva i numerini con Yoga Bonito in sottofondo. Quel palla c'è, palla non c'è, che riesce a fare Douglas Luiz mi manda ai matti. Perché non gioca? Punto di domanda. Non perché è scarso, sicuramente, perché è un buon calciatore. Ieri Thiago Motta ha voluto rispondere in maniera molto secca al c'è anche il demerito, no, c'è solo il merito di quegli altri, dove c'è merito però ovviamente c'è anche demerito, perché se no meritano tutti, giocano tutti, non si può, si gioca in 11. Vorrei capire se è un discorso fisico o un discorso mentale a questo punto, perché è un peccato non vederlo giocare, perché questo giocatore mi sembra veramente molto molto interessante. Arriverà sicuramente il suo momento, perché la Juventus ha fatto un grosso investimento su di lui. Poi ragazzi, io su Rui, su Kalulu, su Danilo e su Anghelé non posso fare altro che astenermi e dare un senza voto, perché Thiago Motta è molto particolare dal punto di vista delle sostituzioni. Già questa volta ne ha fatte 5, l'altra volta ne ha fatte 3, però sono entrati che praticamente la partita era già conclusa, non sono riusciti a dare chissà quale tipo di apporto, ricordo sì qualche giocata di ognuno di loro, però niente di impattante, quindi preferisco dar loro un senza voto. E questa ragazzi era la prima vera puntata, dai, diciamo così, delle pagelle con una grafica un po' diversa. Sono curioso di sapere appunto se vi è piaciuto questo nuovo impatto visivo che vedete con le pagelle. Ripeto, io non sono un grafico, abbiate pietà di me, credo di essere andato anche oltre le aspettative di quello che potevo fare, ma sono curioso soprattutto di sapere le vostre opinioni sulle valutazioni che date ai calciatori. Tenetevi pronti, perché nel pomeriggio sicuramente usciremo anche con un contenuto lato calciomercato. Un bacione, un abbraccio e forza Juve!